prego. Così io saluto. Siamo qui stasera soprattutto per ufficializzare istituzionalmente, come si fa di fronte al fantastico, la candidatura nuovamente a sindaco di Mario Occhiuto, ma soprattutto la nuova visione sul futuro di Cosenza. Future, quindi di quello che poi noi dobbiamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, quindi di lasciare una città che sia più bella, decorosa, ordinata, pulita, e darsi in attività creative, nuove, che possono essere anche un volo di eccellenza per tutto il territorio nazionale. Ecco, mi piacerebbe che dicessero: venite a Cosenza a vedere com'è bella questa città. In 5 anni la città di Cosenza ha cambiato volto. Sotto la guida del sindaco Mario Occhiuto è diventata una città viva e attrattiva, punto di riferimento per tutta la Calabria. Cosenza ha ricevuto importanti riconoscimenti, collocandosi all'11° posto nella grande provincia della Calabria, premiata più volte nell'ambito dei comuni ricicloni per il ciclo virtuoso dei rifiuti e per la raccolta differenziata, che ha raggiunto la percentuale di media giornaliera del 60%. Una città in continuo sviluppo, in cui sono in corso le opere per la riqualificazione di tutti i servizi, dalla rete idrica a quella di illuminazione, dal sistema di trasporto pubblico alla manutenzione del verde urbano. Tutti gli edifici storici di proprietà pubblica sono stati restaurati e moltissime sono le nuove importanti opere completate o in fase di completamento, con architetture contemporanee di grande qualità in costruzione, come la nuova piazza Museo Bilotti, il ponte di Calatrava, il planetario, il box art, il museo di Alarico, i nuovi marciapiedi accessibili con rampe e scivoli. Cosenza, oggi, è la città più accessibile d'Italia per i non vedenti, grazie ai percorsi tatti di sonori installati in tutto il centro cittadino. Durante la partita finale, da ogni punto, e contribuirà a creare un forte spirito di sport. Grazie, intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Grazie veramente di cuore. Mi dispiace per quelli che sono all'esterno. Fare il bello importante per un'amministrazione comunale, per la politica in generale, in una regione, in una città come la nostra, dove per tanti anni, per tanti decenni, si è solo spesso promesso, si sono fatte parole ma non si è fatto. Fare vuol dire in realtà pensare, vuol dire ascoltare, vuol dire confrontarsi, progettare, non vuol dire ovviamente ubbidire, il confronto non vuol dire fare dei compromessi, significa alla fine però decidere, che è un po' quello che noi abbiamo fatto. Vuol dire fare insieme, noi abbiamo lavorato come una squadra, abbiamo lavorato insieme al mio vice sindaco, qui vedo, lo saluto e lo ringrazio, diciamo, agli assessori, a tutti gli assessori. Tutti spesi in un modo straordinario, lo staff, te stesso, anche ai dirigenti del comune, ai dipendenti. Abbiamo lavorato con
con i nostri alleati, leali, anche prima con quelli non leali, devo dire. Abbiamo lavorato con Fausto Orsomarso, che ringrazio, con Iole Sandelli, Iole, grazie veramente di cuore. Mio fratello, lo ringrazio, ogni volta lui dice no, non mi ringraziare pubblicamente perché poi altrimenti sei, però lo ringrazio perché poi mi dà sempre dei buoni consigli insieme a Iole. Sapete, io non sono un bravo politico, non essendo tradizionale del termine, quindi ho bisogno di questi consigli. Quindi un lavoro di squadra, un lavoro fatto insieme, non abbiamo mai tenuto la contabilità neanche sulle idee, poi spesso il sindaco impropriamente si prende i meriti, perché gli altri non lo sanno, ma le idee erano di tutti, a volte erano di qualcuno dello staff, a volte erano di Iole, di Luciano, di Roberto, di Fausto, a volte erano degli assessori, non abbiamo tenuto nessuna contabilità, poi abbiamo però realizzato le opere, abbiamo ascoltato sempre, c'è un mio amico che è stato il Cosimo di Placani che questo realizzando, progettato e sto realizzando questa straordinaria, questo straordinario santuario che dice sempre architetto, tante misure e un taglio, nel senso che poi alla fine c'è sempre qualcuno che deve decidere, perché noi lo abbiamo sempre fatto. Abbiamo lavorato per gli altri, fare per gli altri, che come tu dicevi il verbo fare vuol dire in sostanza fare il bene comune. Abbiamo cercato di far capire che in questa città non ci sono solo le richieste che potevano essere esaudite. Abbiamo spiegato spesso ai cittadini che alcune cose non potevano essere fatte e lo hanno capito. Quindi abbiamo preso delle scelte impopolari. Fare significa anche mettersi in discussione, fare delle scelte impopolari. Vi ricordo quando abbiamo tolto i cassonetti dell'indifferenziato, quando abbiamo messo le corsie preferenziali, quando abbiamo spostato la fiera di San Giuseppe, hanno raccolto 3-4 mila firme. Perché non volevano, poi ci hanno ringraziato alla fine con una festa straordinaria, con una torta enorme, anche sia i commercianti, i visitatori erano tutti contenti, portavano i bambini con le carrozzine. Fare significa tutte queste cose, significa anche fare bellezza, ecco, bellezza nel termine, nel concetto greco di bellezza, kalos è un tos, che comprende che è anche il buono in realtà, una città che tende alla bellezza, tutte le città che sono belli, i territori che sono belli sono territori straordinariamente ricchi. Questa è una città bella, bellissima, ma i cosentini si erano dimenticati di questa bellezza, non la riconoscevano. Noi abbiamo avuto il merito forse di fargliela ricordare. Adesso ci sono persone che vengono, scrivono, giornalisti anche di testate nazionali, lo stiamo vedendo ogni giorno, anche se non ci siamo più noi, ma credo che il merito sia proprio nostro. La bellezza sicuramente noi abbiamo degli esempi in tutta Italia. L'Italia è un paese straordinario, bellissimo, la sua ricchezza proprio nelle città, nei centri storici, nelle città, d'altra parte le città è la stessa radice di civiltà, cioè se noi pensassimo un attimo a quello che poteva diventare la Calabria, Cosenza stessa, le città con un clima straordinario, con delle risorse bellissime, pensa alla provincia, sono stato presidente di questa provincia con 2 parchi nazionali, con delle coste sul Tirreno e sull'Ionio, con una piana che è quella di Sibari che ha dei prodotti di eccellenza nazionale, con dei siti archeologici bellissimi, con un'identità culturale, è quello che non è stato fatto. Ecco, allora ecco perché il fare è investire sulla bellezza, perché la bellezza poi è l'unico modo, cioè i progetti di investimento e di sviluppo sono quelli che poi alla fine portano ricchezza al territorio e quindi aiutano, ecco, i nostri giovani a non andare via, oppure se vanno via devono farlo per imparare e poi devono ritornare, devono farlo per una scelta, per una curiosità. Ecco, non devono farlo perché sono costretti. Ecco, questo è stato il disegno, il progetto complessivo che noi abbiamo avuto in mente. Ovviamente nella nostra visione città c'è una visione complessiva, adesso la vedremo con queste immagini. Io più che un comizio lo voglio dire, poi tanto ne faremo un altro, come aiuterà Fausto, Iole, che mio fratello Roberto e gli altri amici. Come sapete, mi scuserete, non sono bravo a fare comizi e quindi ho in qualche modo... D'altra parte 50 anni non posso fare poi le cose che non so fare, quindi ognuno fa quello che è, anche in questo è il fare, in sostanza è quello che è. Non posso neanche arrabbiarmi, c'era un mio amico in macchina che mi accompagnava, che mi dice guarda, architetto, sì, però faccialo arrabbiato, si era detto guarda io non lo so fare, perché tra l'altro la soglia ormai è così alta. E poi non mi arrabbio più neanche quando non lo so fare, quindi scusatemi, parleremo dei nostri progetti più che parlare degli altri, poi magari durante la campagna elettorale se mi faranno arrabbiare veramente allora lo farò,
però non lo posso fare apposta perché non ho... Quindi ho portato delle immagini perché vorrei far capire, diciamo, a voi tutti, come questo percorso che noi abbiamo iniziato, come si può concludere questa visione strategica che abbiamo di questo territorio e come può creare ricchezza. Ecco, la domanda di Ione, la prima domanda è proprio intende questo, cioè quello che noi immaginiamo come scenario complessivo è come portare i turisti visitatori a Cosenza, cioè cambiare la vocazione di Cosenza, che fino ad oggi è stata solo una vocazione tipo di città commerciale, di servizi, anche a città turistica. Ecco, questo percorso. Noi abbiamo questo asse attrezzato lungo che va dalla città nuova alla città antica, che parte da piazza Bilotti, che diventa un po' la porta di accesso di questa lunga area commerciale, la più grande area commerciale della Calabria, e che arriva poi fino al centro storico, dove ci sono adesso, dove facciamo il lungo fiume, dove ci sono i box degli artisti, e comprende poi tutta l'area del centro storico all'interno. La piazza la conoscete, è stata adesso oggetto di alcuni manifesti, hanno detto che noi abbiamo sventrato Cosenza, che è una città in realtà che anche nel nuovo piano strutturale abbiamo inteso come una città verde, ma non il verde come elemento di risulta, il verde ha determinate funzioni nella città, nella costruzione della città, ha una funzione strutturante, ha delle funzioni, diciamo, che sono quelle del miglioramento ambientale, ma ha funzioni anche di decoro urbano, di spazi ricreativi. Il verde bisogna metterlo dove serve. Ecco, nelle piazze monumentali, come il caso di Piazza Pilotti, una piazza al centro della città, difficile da progettare perché non ci sono facciate di edifici importanti come chiese, come edifici pubblici, è la stessa piazza che deve diventare un monumento. Non serve, soprattutto è una piazza anche in qualche misura, una piazza che ha... Ecco, qui ci sono appunto le sculture che saranno poi su Piazza Pilotti, quindi sarà una piazza anche con queste sculture importanti quasi che... Sono, partono dal lato, diciamo, di Piazza Loreto e proseguono verso il centro, sono le sculture che alte 4 metri in corte, quindi una piazza monumentale. Immaginate com'era prima questa piazza, qualcuno dice che acquisisce tutta una serie di funzioni, diventa una piazza a servizio di come parcheggio per questa grande area commerciale, molti più posti auto, però non si vedono perché abbiamo descritto che nello stesso tempo la piazza ha la visibilità delle persone, diventa una piazza pedonale, diventa una piazza, ecco, questa guardate è a Parigi, ma lo costruivano la Torre di Bay, anche lì, come dire, no? Era una città sventrata, nel momento in cui ci sono i lavori, se uno va a fare una foto, è chiaro che la città ha un cantiere. Questi sono gli interni, in questi ci sono servizi, c'è il bookshop, c'è la ludoteca per i bambini, quindi chi arriva a Cosenza può lasciare anche i bambini e poi farsi una passeggiata o un corso nelle aree contigue. Ci sono spazi attrezzati, vedete anche all'interno, c'è un museo enorme, una parte del primo piano integrato è tutto adibito a museo, c'è questa grande vetrata strutturale da cui si vede anche un doppio volume all'interno, la prima parte del volume interrato che è un grande museo con ologrammi che racconterà la storia della città, racconterà la storia di Alavico, del Mambo, tante storie, cioè sarà la porta di accesso al corso e al Mambo, dove verranno i visitatori, verranno anche i bambini, verranno le scolaresche. Queste sono immagini del museo all'interno. Ecco, la piazza poi che sarà una piazza servizi, una piazza mercato, è una piazza museo, è una piazza dove ci saranno più allestimenti, sarà una piazza, vuol dire, dove ci saranno i giovani con i tavolini, con gli spazi pubblici, con gli ombrelloni, con le Tiny Square, vuol dire ci saranno delle strutture piccole, tenso strutture, ci saranno grandi tenso strutture all'occorrenza, ci saranno, vuol dire, sarà una piazza libera come tutte le piazze, diciamo, europee che hanno queste funzioni importanti, sono nel cuore della città. E questa piazza poi è collegata con questo grande percorso, vedete? E quindi utilizzare questo sito che prima è box art per fare questo pavilione d'arte contemporanea è anche un padiglione di musica contemporanea, quindi in qualche modo quest'area, vi assicuro che quest'area fra un anno o due
verranno con i pullman, turisti da fuori, visitatori, perché vuol dire, è una, già siamo andati su tutte le prime pagine delle riviste di arte contemporanea, c'è una contaminazione pure di arte e di cultura che poi di cui parleremo poi con il discorso sia di Music Commission che di Film Commission. Cioè, finalmente il castello è un bene culturale, ma anche un contenitore culturale. Oggi l'ho visto tra l'altro su un'altra, su alcune immagini della televisione nazionale, e è un fiore all'occhiello per la città. Chiunque viene, tra l'altro è uno dei più importanti castelli, diciamo, che c'è a livello nazionale, se poi in Italia ce n'ha tantissimi. Questo è un castello, un bene culturale, che anche fra l'altro con un'attività che abbiamo fatto grazie ad un contributo ottenuto poi anche per la gestione, è diventato un contenitore culturale dove si organizzano tantissimi eventi. Quindi che io non credo che i cittadini di Cosenza siano, come qualcuno dice, dei cittadini che ormai non sono recuperabili sul piano, diciamo, della coscienza civica, che parcheggiano in doppia e tripla fila, che non utilizzano il mezzo pubblico, che non vanno la raccolta differenziata. Questo non è vero, questo non è vero da nessuna parte. Pensiamo che a Napoli c'è stata una situazione disastrosa dei rifiuti, ma a Portici, che è attaccata praticamente a Napoli, fanno la raccolta differenziata al 65%. Così è avvenuto anche a Cosenza. Cosenza fa oggi la raccolta differenziata al 60%, e se vediamo anche forse le immagini che adesso ci sono, io credo che per implementare i processi di formazione della coscienza civica è necessario, voglio dire, che alcune buone pratiche si debbano fare sul territorio. Questo lo deve fare l'amministrazione. Cioè, se l'amministrazione non fa la raccolta differenziata come si deve fare, i cittadini non lo faranno mai. Non basta solo fare la pubblicità come qualcuno pensa, se non si fa, se non si usa bene, se non si riesce. Io, ricordate, Cosenza è una città che pure da un punto di vista, adesso qui vediamo le piazze per esempio, anche questo sono buone pratiche, cioè abbiamo aumentato sostanzialmente tutte le superfici pedonali. Guardate, questa è una piazza vicino via Sicilia, che è uno spazio che adesso ci vanno i bambini, ne abbiamo fatte tante, qua ce ne sono alcune, ma quindi ne abbiamo fatte a Donnici, ne abbiamo fatte a Sant'Ippolito, questo è a Donnici, un po' funzionale dove sopra c'è la piazza, questa è a Sant'Ippolito. Sono tutte buone pratiche, vedete, questa addirittura parcheggiamo davanti alla chiesa di San Francesco di Paolo, abbiamo creato questo spazio, corso plebiscito, qualcuno dice questo forse è anche un corso più bello di Corso Mazzini, cioè un lungo film bellissimo con l'illuminazione. Queste sono adesso questi spazi che sono usciti oggi su Repubblica.it, che in realtà ha riportato alcune buone pratiche in Italia, tra cui Milano, alcune altre città, poche città, tra cui c'è Cosenza, con 4-5 opere di questo tipo dove sono stati ripresi questi spazi. Quindi ecco la raccolta differenziata al 60%, siamo stati, pensate come eravamo prima con i cassonetti, con i differenziati, quando uno entra in una città e vede che non c'è una buona gestione dei rifiuti, a parte che non c'è, qualcuno dice ma non mi piace il mastello contenitore davanti al portone. L'ultimo anno, l'anno scorso, qualcuno mi ha detto tutte e due prima, perché un problema l'abbiamo risolto con il prefetto che c'era prima, e adesso ce n'è stato quell'altro, abbiamo avuto il problema del campo rom, che adesso purtroppo vedo che a Cosenza, già in questo mese, dove noi non siamo vigili come lo eravamo prima, stanno ritornando con alcuni, e dormono alcuni con delle macchine, con dei furgoni. Quindi bisogna stare sempre vigili e attenti. Una città non rimane sempre com'è, una città migliore o una città peggiore, dipende anche soprattutto da chi l'amministra, dipende dai cittadini che devono. Io quando i cittadini si lamentano con me sono contento, sono soddisfatto, perché vedo che i cittadini, io non mi fa sì, perché in effetti su questo ne parlavamo l'altro giorno, vedo che i cittadini amano la propria città. Abbiamo allacciato un quinto degli utenti cittadini nella zona più sofferente, alle case minime della Repubblica, tutta quella zona che non aveva l'acqua. Oggi quella zona ha le nuove tubazioni con i fabbricati che sono allacciati alla nuova rete, ha più acqua nei rubinetti, i cittadini hanno più acqua nei rubinetti delle case, ma si perde anche meno acqua, eravamo arrivati al 70-80% di dispersione dalle tubazioni, oggi siamo al 60%. Quel lavoro stava continuando dopo 40 anni, anche questo è un lavoro che va assolutamente ripreso. Abbiamo reso, e quello ci hanno
ci ha dato atto anche l'Associazione Nazionale Non Vedenti, i percorsi fatti per i non vedenti, siamo la città più accessibile d'Italia, perché abbiamo messo in tutto il centro cittadino percorsi fatti per i non vedenti, le piste ciclabili che sono piste ciclopedonali, che non avevamo lo spazio e adesso c'è la PEFA. Quello che ha le fermate lungo il fiume, fra l'altro sono abbandonate le stazioni, se le vedete che fanno tristezza, sono abbandonate perché sono tutte e quattro stazioni su Cosenza che arrivano a Casale e poi da Casale collegano tutta la zona sud, la Presina, l'Asino, il Saputo e dall'altra parte a nord corrente Mondalto e attraverso Vaglionese anche il Tirreno e poi con la Predella da 4 miglia potrebbero collegare l'università. Questo è il sistema portante di un'area molto più vasta. Sul quale bisogna intersecare con dei sistemi più veloci che sono attraverso il treno intermodale, perché tra l'altro la logica è il treno che va sul sistema, il mezzo che va sul sistema veloce non può poi andare sul treno meno veloce, non può arrivare al centro della città, che diventa un tram di superficie così come un bullo. Quindi lì abbiamo creato queste stazioni, perché non devono entrare in città questi pullman che sono extraurbani, che sono sostanzialmente ormai delle stazioni sociali. Pensate a quello che è successo a San Vito Alto, noi adesso faremo vedere alcuni progetti anche per il futuro, di questi, per i prossimi 5 anni, con tutti i centri sociali, diciamo, meno. Beh, vengono a prendere spunto dal tuo programma politico-amministrativo. Siamo alla penultima. Le occasioni di intrattenimento e a degli eventi, io devo ringraziare a questo proposito Rosaria Succuro, che è stata l'assessore alla comunicazione degli eventi. Dato che ho citato Rosaria, voglio ringraziare anche tutte le altre, come Dana Pastore, che è stata l'assessore arte contemporanea con il padiglione dove ci sono tutti questi artisti che lasciano le opere. Faremo queste, avvieremo queste, queste attività come film commission, dando appunto la possibilità a tutti quelli che vogliono produrlo. Tutti avevamo in corso questo, dobbiamo avere questo pensiero positivo, pensiero progettuale, dobbiamo credere, diciamo, nel futuro di questa città, perché le persone possono, ripeto, volontariamente, anche i giovani, andare via per curiosità, per imparare, per conoscere il mondo, però come scelta poi possano tornare. Deve essere una scelta in questa città, in questa nostra regione, non può essere una necessità. Quindi se voi... se voi veramente, ne sono convinto come me, amate questa città, diamoci tutti insieme una mano, perché io sono uno strumento così come lo siete voi, siamo tutti allo stesso modo interessati, diciamo, al futuro di questa città, al futuro anche delle giovani generazioni, tutti siamo innamorati. Allora voglio dire, allo stesso modo io non sono un capopopolo, non so fare il politico, non so fare comizi, non so, quindi mi scuso per questo se sono anche in un ruolo improprio, non so, forse direi in qualche modo anche ti amano perché sei tu, non è che perché non sei quello che hai elencato.